Siamo con Alessandro Russo. Poi arriviamo alla nazionale, ma la teniamo per ultima perché oggi è una tappa importante per voi, perché comunque siete a un passo dai quarti di finale. Adesso c'è il Benevento sulla vostra strada. Raccontaci un po' la partita in campo. Ma oggi siamo stati bravi, comunque non era una partita facile. Siamo stati un po' bloccati il primo tempo e loro sono stati bravi ad avere comunque un buon posizionamento in campo. E noi nel secondo tempo magari siamo venuti più fuori da squadra e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Ti chiedo un solo intervento però decisivo, perché Menegat ha tentato il pallonetto, ma mi sa che Russo in questo momento non si fa superare da un pallonetto da centrocampo. Ti chiedo, sei veramente il valore aggiunto di questa squadra? Comunque sei tornato da poco più di 24 ore e oggi hai dato solidità a questa squadra anche da dietro. E anche tu parli molto dalla porta, cioè sei un punto di riferimento per i tuoi compagni. Ma comunque la squadra mi aiuta molto e cerchiamo di darci una mano tutti in campo. E magari noi abbiamo avuto l'opportunità di fare qualche esperienza in più degli altri e cerchiamo di metterla tutta in campo al servizio della squadra, quindi è comunque un aiuto reciproco che ci diamo ed è giusto che sia così. Senti, molti parlano di Alessandro Russo come, oltre che un ragazzo che tecnicamente già fa vedere grandi cose, è anche un ragazzo che ha una testa che lo aiuta molto, e nel calcio probabilmente è fondamentale. Ti chiedo intanto, Peringa l'altro giorno ha detto: Russo è un ragazzo che conosco, tecnicamente molto bravo e spero che faccia anche meglio di me se proseguirà nel Genoa. Ti senti di rispondergli qualcosa? No, sì, l'ho sentito, ringraziato e comunque sarà difficile, noi sarebbe un sogno e niente, spero, l'ho ringraziato appunto per quello che ha detto, ma dobbiamo continuare, cioè devo continuare a fare così e impegnarmi e poi vedremo. Interessante, tu sei uno dei tanti ragazzi che arrivano, non sono liguri, tu sei di Reggio Calabria. Ci racconti un po' quando sei arrivato a Genoa, le prime sensazioni e lo spirito di identità che si sta creando adesso, cioè sentirvi cantare Genoa, Genoa, Genoa negli spogliatoi dopo la partita è bellissimo, sapendo che non tutti comunque magari nascete con questa fede. No, sicuramente nella squadra c'era già un buon gruppo di compagni che veniva dalla cantera e quindi ci hanno trasferito appunto questi valori che sono molto importanti. Poi comunque io vengo da fuori, ma quello è il mio sogno, quindi non c'è nessun problema, mi sono ambientato subito e va bene così. Sono contento di far parte di questo gruppo. Ultima domanda, ti chiedo della nazionale, quanto dispiace a te in questo caso che vi sia sfuggita dalle mani all'ultimo ai rigori l'opportunità di tornare sul palcoscenico e sul primo gradino del podio? Soprattutto ti chiedo un giudizio sul tuo europeo. Molti hanno dato, Preziosi stesso ha detto, visto che in pagella gli hanno dato un 8, tu che voto ti dai? Perché esci probabilmente come il miglior portiere della competizione. Ma sicuramente sono contento, era un europeo a cui volevo arrivarci dopo l'infortunio che ho avuto e sinceramente mi sento di dire che io mi sono divertito ed è la cosa più importante e comunque ho fatto quello che so fare, niente di più, niente di meno, che molte volte è difficile, però ci sono riuscito e niente, sono contento, magari un 8 sì, ci può stare. Per la finale che abbiamo perso dispiace, ma da come eravamo partiti, che nessuno ci dava una lira, è sicuramente un traguardo che abbiamo raggiunto grazie al gruppo, che è stato fantastico dai primi mesi che abbiamo ci siamo riuniti a quando comunque abbiamo concluso questo percorso. È stato bellissimo, rimane il rammarico.